Ciao a tutti raga, benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi vi farò vedere come creare uno storyboard tramite un sito web. Le operazioni, i passi da fare sono molto semplici, seguitemi. In descrizione vi lascio il link del sito che è storyboard.com. Allora, ci si presenterà questa schermata appena aperto il sito. E andiamo ad analizzare il menu. Allora, qui sopra, qui per andare nella pagina principale, se ci clicchiamo, qui serve per creare uno storyboard, lo analizzeremo dopo. Qui appena creati, qui per il business, per gli insegnanti, i prezzi degli account, il mio account dove potremo registrarci e fare anche il login, boh. E qui potremo fare il login sempre. Accedere al sito, ma poi qui sotto ci sono altre opzioni, ma noi analizzeremo queste qua sopra. Iniziamo da qui, vabbè, create storyboard lo vedremo dopo. Allora iniziamo da just created. Questo appena creati ci farà vedere tutti i disegni che sono i storyboard che sono sta appena, sta sta appena stati creati. Scusate. Allora, poi c'è poco da vedere, possiamo vedere cosa hanno creato le altre persone. Poi, se andiamo for business, ci sono dei template che possiamo usare e ci dice anche delle cose che adesso non so bene cosa significano. Vedete, ci sono già dei template creati, forte. E cliccando su Create a Copy aprirà una nuova pagina dove potremo modificare tutto. Poi for teacher per gli insegnanti. Ci sono degli esempi. Naturalmente quando faremo Create a Copy ci creerà una copia di questi dove potremo aggiungere, modificare, fare delle cose. Poi adesso non sono molto importanti, per questo le sto facendo velocemente. Poi c'è pricing. Serve a vedere quanto costa gli account. Quello che faremo noi, che ho fatto io, è free. Ci sono tre tipi: free, premium e corporate. Free naturalmente è gratis, però ci sono molte limitazioni. Vedete, poi qui sotto ci sono tutti i prezzi. Ma a me al momento va bene quello free. Poi andiamo a vedere su My Account. Come possiamo vedere, ci possiamo registrare. Se ci vogliamo registrare, basta che clicchiamo su Register. Qui inseriamo gli username, l'email address, la password, la conferma e la password. E qui dobbiamo accettare delle cose. Velocissimo, molto semplice. E qui su Log On possiamo fare il login, l'accesso. Io faccio l'accesso, sto a fare un macello. Poi qui Remember Me, e anche tramite questa finestra possiamo registrarci al sito. Facciamo Log On e abbiamo fatto l'accesso. E qui Log Off, possiamo disconnetterci. Andiamo nella pagina principale e andiamo a vedere come creare uno storyboard. Create storyboard. Allora, come possiamo vedere, ci sono diverse opzioni. Possiamo decidere, passiamo da qui: undo per andare indietro, redo per andare avanti. Credo i passi che abbiamo fatto. Ad esempio, se aggiungiamo questa, andiamo indietro e non ci sarà. Andiamo avanti e c'è. Ok, clear all sicuramente è per cancellare tutto. Sì, poi switch to 666 cell è per aggiungere 6 celle. Vedete? Ecco. E qui per salvare, naturalmente, poi andremo a vedere come si salva. A noi ce ne basteranno 3, che è molto veloce. Andiamo su character. Ci sono le persone adulte. Tramite brave e more possiamo andare avanti e indietro. Ci sono tutte le posizioni, vediamo.
possiamo decidere, poi raggiungiamo dopo. Poi su YouGreens, boh, so buono leggere, ci sono sempre alcune posizioni qui, vedete. Poi su Stickies, sono queste qui, gli stick. Poi su Silhouette, tutte le persone così sono disegnate. Su Funky, boh, le persone disegnate bene e colorate. Vabbè, bene, per modo di dire. Poi su Corporate, proprio il corpo, così, vedete, fatto bene. Adesso noi andiamo su Funky. Questo mi gusta. Lo aggiungiamo qui. E andiamo ad aggiungere qui una scena. Possiamo decidere tra lavoro, casa, town, so bene cosa significa, a scuola o outdoor. Boh, sono degli ambienti. Noi facciamo qui. No. Facciamo qui, outdoor. L'aggiungiamo qui e adesso andiamo ad analizzare un attimo che ci compare. C'è Rotate per ruotare questo qui, l'immagine che aggiungiamo, Layer per fare degli effetti e Edit per copiare e o cancellare. Adesso andiamo ad aggiungere un testo, ci sono diversi tipi. Aggiungiamo una nuvoletta, ce la trasportiamo. Che bell'ambiente. Qui possiamo girare. Vabbè, ma molto semplice, si capisce. Qui rimpiccioliamo. Che bell'ambiente. Ok. Ma adesso mi è venuto non molto preciso, va bene. Ci va bene. Poi su wireframe possiamo ad esempio aggiungere un cellulare, telefono. E ci aggiungiamo magari dei testi. E poi andiamo su search, possiamo cercare quello che vogliamo. Come potete vedere è davvero molto semplice creare uno storyboard. E ma andiamo a vedere come salvarlo adesso. Come potete vedere qui sotto c'è save, ci clicchiamo, gli diamo un titolo, prova per YouTube, sto facendo un casino. Chaos. Alene, facciamo save storyboard. Ci dice aspettare un attimo. Con comodo. E adesso abbiamo questa pagina. Possiamo decidere se editare o cancellare il file. Noi poi qui su, qua, ci dirà tutte quando è stato modificato, a chi è stato creato e come si chiama. Qui possiamo decidere se stamparlo o prendere il codice, ad esempio questo codice. E qui c'è la descrizione, quello che c'è scritto e chi l'ha fatto. Poi possiamo anche magari creare un nuovo storyboard o creare una copia. E poi vabbè, vedete voi cosa fare. Comunque ragazzi, una cosa, ho cambiato grafica di YouTube, sono tornata alla vecchia. Se volete il tutorial ditelo. Ci vediamo al prossimo video, commentate e ciao.